Bella a tutti ragazzi, qui è Giulio Interessante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui col 34esimo episodio della carriera del giocatore su FIFA 16. In questo episodio andremo a giocare la partita contro il Verona di campionato, che è anche l'ultima partita di campionato. E poi a giugno andremo a giocare la finale di Coppa Italia contro il Napoli, che sarà anche l'ultima partita con la maglia della Roma. Prima di iniziare con le partite voglio farvi vedere gli obiettivi, perché ci manca solo un assist per completare tutti e quattro gli obiettivi stagionali. E poi soprattutto, questa qui è la classifica capocannonieri. Noi siamo al primo posto con 24 gol, ma dietro di noi c'è Vasquez che è ad un solo gol da noi. Quindi cerchiamo di segnare almeno un gol in questa partita. Quindi noi ci vediamo in campo contro il Verona. Bella! Eccoci qui ragazzi, le squadre stanno per entrare in campo. Siamo allo stadio olimpico, inizia adesso Roma-Verona. Attenzione, bene così, possiamo andare, via così. Proviamo a andare, dentro per Gervinho, forza Gervinho, il destro, la parata di Rafael. Calcio d'angolo, dentro sul primo palo, di testa, schiacciamo, poi attenzione Romulo sulla linea, l'ha salvata. Poi Gervinho, guardami dentro, bene così, di testa, appoggiamo per Pjanic, attenzione Pjanic, dentro, poi il destro, che gol, che fa Vanquer. È 1-0 Roma. Attenzione, calcio d'angolo, palla dentro, attenzione, la sponda, bellissima, e ci prova il volo di rovesciata Rafael. Cavolo, era bellissima. Poi appoggiamo dentro. È buona per Pjanic. Pjanic, guardatemi sulla corsa. Vanquer, è buona per noi. Attenzione. Il destro. 2-0. E 25esimo gol in Serie A. È buona per noi. Possiamo andare dentro per Gervinho. Forza Gervinho, fallo al sinistro. È buona. È buona. Me lo conta come assist, lo spero. E andiamo. 3-0. E assist per noi. Attenzione, Wendell, guardami sulla corsa, vediamo un po' se riusciamo a passare, forza, un po' di sfondamento, bene così. Poi attenzione, la palla dentro, per Gervinho, il destro di Gervinho, poi rimane lì e Greco allontana via. Forza Ljajic, avanti Ljajic, con calma, ora guardami dentro sulla corsa, bene così, attenzione, rimane lì sinistro. 4-0, e 26esimo gol in Serie A. E andiamo, distruggiamo letteralmente il Verona. Attenzione, il cross dentro di prima, di testa, ci arrivo Vanquer, la parata di Rafael, poi il palo. Poi attenzione Ljajic, palla fuori. Siamo fuori dal campo a 65esimo, andiamo a simulare il resto della partita. 4-0, quindi direi che siamo messi abbastanza bene. E infatti abbiamo vinto 4-0, intanto stiamo aumentando tantissimi. Vince la scarpa d'oro, addirittura, grande. Anche la scarpa d'oro. Stiamo migliorando veramente tantissime cose. Non me l'aspettavo di vincere la scarpa d'oro. Ho addirittura segnato più gol di Messi, Cristiano Ronaldo, assurdo. Eppure non abbiamo fatto parecchi gol, cioè abbiamo segnato tanto, però non mi aspettavo così tanto. Comunque, andiamo avanti nel calendario, prossima partita contro il Napoli, non ho fatto gli allenamenti, vabbè posso farli anche dopo. Comunque, andiamo a giocare la finale di Coppa Italia contro il Napoli. Eccoci qui ragazzi, le squadre stanno per entrare in campo, siamo allo stadio olimpico per la finale di Coppa Italia e inizia adesso Napoli-Roma. Possiamo andare con calma, ci giriamo, passiamo in mezzo a due, via così, subiamo anche fallo, si continua, poi sinistro, 1-0 al 12esimo, subito il vantaggio, e andiamo. Avevamo subito anche fallo da Koulibaly, poi dopo l'arbitro ha dato il vantaggio, siamo andati avanti, la buttiamo dentro, 1-0. Attenzione Castan, Hamsik, fermatelo Hamsik, il destro di Hamsik, mamma mia che gol che ha fatto Hamsik, ha tirato una botta, assurda proprio, 1-1. Attenzione De Rossi, è buona per noi. Possiamo andare, attenzione Enrique sbaglia. Poi il destro a incrociare. E para Reina. Il cross dentro, attenzione Hamsik, via così De Rossi, però non c'è più tempo. Finisce qui il primo tempo, 1-1. Bella partita. Attenzione Gabbiadini, il destro di Manolo Gabbiadini e palla fuori. Attenzione Gabbiadini, il sinistro. Questa volta colpisce male, ancora palla fuori. Però il Napoli sta attaccando. Il Napoli sta veramente mettendo in difficoltà. Possesso palla assurdo, ecco qua, ha parlato. Via così che la perdono. Possiamo andare dentro, la appena finito di dire. Dentro per Ljajic. Forza Ljajic, il cross dall'altro lato, perché così lungo? E poi Pjanic, non so se calcio d'angolo oppure rimessa. Rimessa, l'ha toccata Pjanic. Comunque fa un possesso palla assurdo e Napoli, io corro avanti e indietro ma non riesco a prenderla. Devo cercare di mantenere le energie, perché se finisce così andiamo ai tempi supplementari. Attenzione il Calduri, dall'altro lato per Hamsik. Cos'è questo spazio? Hamsik, fermatelo, il destro di Hamsik, traversa. Attenzione Reina, Reina, sbaglia, incredibile, incredibile il destro, 2-1, e andiamo, come andiamo a segnare, e come andiamo a vincere la Coppa Italia probabilmente, finalmente il mio pressing è stato premiato,
Rubiamo palla a Reina che sbaglia, cade anche a terra, rende col destro, piano piano la mettiamo dentro, 2-1. Siamo fuori dal campo, per fortuna è costretta, altrimenti non avremmo giocato i tempi supplementari. Ce ne andiamo sperando che la Roma è riuscita a mantenere il risultato, 4-1 addirittura, perfetto. Quindi siamo riusciti a vincere anche la Coppa e quindi io direi che questa stagione può finire qua. Sono veramente soddisfatto, l'unica cosa che non ci è andata bene è stata la Champions, però è una cosa che voglio assolutamente vincere, rimane il nostro obiettivo nelle prossime stagioni. Tutti quanti i quattro obiettivi principali li abbiamo fatto, valutazione media 8.8, 26 gol realizzati, 5 assist e percentuale di realizzazione 36%. Inoltre abbiamo vinto anche la classifica capocannonieri realizzando ben 26 gol. Invece per quanto riguarda la classifica assist, addirittura Candreva ne ha fatti 12. E noi siamo in fondo con 5 assist. Questa qui in basso è anche la classifica finale. Concludiamo al primo posto con 92 punti, con ben 22 punti di distacco sulla seconda. E queste qui sono le statistiche complete della nostra stagione contro la Roma. Posizione in campionato primo, valutazione media 8.7. Champions League purtroppo, aggiungo io, quarti di finale. Team Cup vincitore, uomo partita 19 volte, squadra della settimana 12 volte, giocatore del mese una volta e giocatore dell'anno no. Quindi io direi che dopo questo riepilogo questa carriera può finire qua e finisce anche questo video. Non perdetevi assolutamente il prossimo episodio perché cambieremo squadra. Quindi per questo è tutto ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, è stato così invito a lasciare un bel like per supportare al massimo questa serie, cerchiamo di arrivare a 900 like per questa fine del campionato e della stagione. Noi ci vediamo con un prossimo video ragazzi, bello!